è Lucy, ci ha accompagnato qui questa sera. Facciamola vedere, Lucy. Lucy è un piccolo dinosauro che è stato studiato, in realtà c'è tutta una branca della robotica che se ne occupa, di cercare degli animali da compagnia. Dice, può sembrare strano oggi, certo, però in futuro probabilmente no. Provate a pensare a delle persone anziane che non hanno la possibilità di tenere dei gatti veri e propri o dei cani, ma che hanno comunque bisogno di affetto, o piuttosto dei bambini allergici o malati che non si possono permettere di avere degli animali. Il bisogno di affetto che abbiamo umanamente ce l'abbiamo tutti, malati o meno purtroppo. E quindi queste sono una risposta. Questo è uno dei primi prototipi, cioè che ci sono in giro, questi che sono commercializzabili. Ma parla, ma anche, scusa, posso avvicinare il microfono? Posso parla, farlo? Parla, ma mangia, cresce. Proviamo a farlo sentire, se è possibile, Chico, sentiamo. Eh no, è stupita, allora, sta guardando. Ma in questo momento sta osservando che cos'è. Ma sembra vero però, eh? È incredibile. Quindi è un robot. È un robot. Oggi è un robot. Domani sarà un po'. Chiaramente è tutto migliorabile. Ecco, oltre questo non l'abbiamo Lucy, costruito noi. Mai, ecco. Questo non l'abbiamo costruito. Oltre a Lucy, noi. Io vedo che hai portato anche un altro. Ne ha portato un altro. Robot. Che invece. L'associazione Dream Puzzle di cosa si occupa? L'associazione Dream Puzzle si occupa in realtà di sponsorizzare dei progetti in realtà che preparino i nostri bambini per il futuro. Qui stavamo parlando tanto di educazione, si sta legando, cioè parliamo molto di parte scientifica o comunque di cose che dovrebbero appunto servire. Noi stiamo studiando, cioè qui in Italia si utilizza molto, si parla molto di umanistica, si studia molto le lingue, la letteratura e quant'altro, però in futuro, soprattutto adesso se guardiamo il mondo del lavoro, la parte scientifica è predominante e ci serviranno domani più ingegneri, più persone comunque laureate in queste materie. Lucy Robottina è un progetto che in realtà è fatto insieme alla comunità europea. Certo, cioè ci appoggiamo. Mentre parli, sto pensando alle notizie che escono quotidianamente di questi cervelli italiani che scappano all'estero. Esatto. E quindi tu stai dicendo invece che ci sarà bisogno in Italia. Ci sarà bisogno ovunque. Ma se poi pensiamo che l'Italia è il paese che sta esprimendo il maggior talento a livello di nuovi ingegneri per quanto riguarda anche progetti tecnologici legati allo spazio, no? Giusto. E quindi voglio dire, Lucy Robottina sta dando una mano in tutto questo. Lucy Robottina, speriamo che stia dando una mano e speriamo anche che richiami delle ragazze. Normalmente le ragazze si sentono tagliate fuori da tutte queste materie scientifiche, ma invece possono benamente farne parte, anzi servono. Comunque, quindi al posto di studiare il robot meccanico come una pompa o delle cose del genere, vengono realizzati da loro degli animali o delle altre cose che loro possono scegliere, che comunque dopo per poterli programmare o quant'altro le funzioni poi sono sempre uguali. Viene anche insegnato in tutto questo il progetto logico. Intanto tutti devono avere un progetto, qui stiamo parlando di progettualità e quant'altro. Prima di costruire un qualsiasi robot, i ragazzi nel corso devono decidere che cosa il robot voglia fare. Mentre tu parli, io intanto avviso la regia, se è possibile mandare in onda il filmato, che poi lo vedremo, anzi magari se mentre va il filmato andiamo avanti a parlare, c'è un filmato molto bello che ci hanno mandato Silvia e gli amici del Dream Puzzle. Ecco, intanto avviso la regia, andiamo pure avanti, aspettiamo il filmato e nel frattempo dimmi. Allora, no, nel filmato adesso vedremo, e questa è un'altra parte adesso, a parte studiare le materie scientifiche, quello che ci sarà in futuro sempre più bisogno è di collaborazione. È inutile pensare all'individualismo e guardare solo se stessi, ma all'interno della robotica servono sempre tante teste, cioè quello che lo fa diventare più bello, non so se gli potremmo mettere una crema, però in futuro magari anche, piuttosto che quello che invece lo programma, ma anche quello che lo costruisce, perché la parte meccanica è un problema tecnico, uno può immaginare una cosa fantastica, ma poi bisogna anche realizzarla e deve funzionare, non deve pesare troppo, deve essere leggero, i motori devono andare, poi c'è chiaramente quello che abbiamo sempre, un problema dell'energia, dell'immagazzinamento dell'energia, che al momento siamo ancora abbastanza fermi, siamo ancora legati alle batterie e quant'altro. Vedete, uno anziché andarsi a comprare un qualsiasi, come si chiama, aspirapolvere, può prendere uno di questi qui, lo programma,
gli mette uno straccetto davanti e questo adesso andrebbe in giro per tutta la casa. E quant'altro? Ah, è partito il film. Vediamo. Ecco, raccontatemi magari sulle immagini che stiamo vedendo. Qui dove siamo? Qui siamo in Olanda, in realtà. Qui siamo in Olanda ed è la finale della RoboCup. Per fare in modo che i ragazzi che studiano queste cose capiscano che non sono loro delle isole disperse nel mondo, ma che ci sono tanti altri che lo stanno facendo. Ci sono queste due competizioni importanti, che una è la First Lego League e questa qui invece è la RoboCup, dove i ragazzi si incontrano, hanno delle missioni da fare. Questo ad esempio è il Greenfield che stanno facendo, che è la prima gara per i più piccolini del tutto, piuttosto che adesso vedremo dell'altra. Quelle più complicate poi sono il calcio, ma però si può mettere dentro anche delle cose, c'è anche tutta una parte che si chiama RoboCup Theatre, e queste sono le immagini. Cosa devono fare qui i robot? I ragazzi devono studiare una scenografia e i robot devono coordinarsi con i movimenti dei ragazzi. Fanno tutto, per cui c'è anche una parte artistica. Non bisogna pensare che il robot è assolutamente solo meccanico e basta. Vabbè, qui adesso vediamo dei droni e vedremo anche delle altre. Adesso queste non so, stanno probabilmente preparando, ecco, facciamo, il calcio. Facciamo parlare anche Davide, visto che lui è web designer, però coinvolto al 100%. Sì, io che mi occupo insieme a Silvia è della strutturazione dei corsi e allo stesso tempo della programmazione, e a insegnare ai nostri ragazzi a programmare gli NXT, quelli che aveva in mano Silvia, e per i più piccolini WeDo. Ritornando sempre nell'ambito scolastico, la robotica abbraccia molte realtà, come ha detto Silvia, quindi quella dell'ingegneria, quella della meccanica, informatica, elettronica, e ad arrivare anche a quelle della psicologia, biologia e tante altre. Purtroppo, a parer mio, ci sono ancora alcuni problemi che bisogna risolvere. Ad esempio, quando si parla di robotica, molte persone sono ancora un po' restie perché non sanno che posto occuperanno all'interno della società o da che leggi vigeranno su questi robot, o se potranno essere dotati di intelligenza propria, o se per caso un robot dovesse arrecare danni a un essere umano, cosa potrebbe succedergli. Per quanto riguarda le leggi, molti robot vengono programmati attraverso tre semplici leggi, che sono le tre leggi della robotica, in cui la prima dice che nessun robot può arrecare danno a un altro essere umano, e la seconda è quella che un robot deve servire l'essere umano, e la terza è che il robot deve sopravvivere, deve proteggersi, affinché però non sovrasti la prima legge, quindi andare a fare qualcosa a un essere umano o arrecare un male a un altro essere umano. I robot devono essere comunque al servizio dell'essere umano, sì, per migliorarne la qualità della vita o prestare dei servizi. I droni penso che da questo punto di vista siano l'esempio classico. Ad esempio la pubblicità, quella di Amazon, non so se l'avete vista, del lancio dei loro droni, quindi dicevano che in mezz'ora ci sarebbero arrivati i pacchi comprati sull'e-commerce di Amazon. Quindi veramente l'uso dei robot può ampliare in moltissimi campi, da quello ricreativo, da quello aerospaziale, come hai detto te, da quello militare, tanti altri che veramente non ci possiamo neanche immaginare. Quindi i robot sono già presenti nella nostra vita, solo che a noi sembrano cose normali. Ma non fa un po' paura il fatto che lo sviluppo tecnologico e il miglioramento quindi anche dei robot, insomma, porti via la creatività, rubi in qualche modo spazio alla nostra intelligenza, al nostro modo di vivere? Non c'è questa paura anche da parte vostra, visto che ve ne occupate direttamente e spingete anche per la crescita di questo settore? È giustissimo, questa qui è una domanda che... È un timore infondato o fondato? Allora, è infondato perché i robot sono
bene o male, nati, sono stati creati dall'uomo per essere al nostro servizio, quindi per fare lavori pesanti, fare lavori ripetitivi, lavori o andare a esplorare zone che a noi ostili, quindi possono essere utilizzati in tutto, veramente. E non so, Silvia, te cosa... Ma che in realtà quello che dobbiamo fare noi è essere in grado di programmarli, di prevedere l'utilizzo che noi ne vogliamo fare. E dopodiché, e quindi in realtà la nostra specificità sta proprio nella programmazione, nel prepararli per. E quindi, e questo serve anche in Europa, perché adesso noi non saremo più tanto competitivi da un punto di vista manufatturiero, cioè industriale e quant'altro in confronto ai paesi emergenti, ma invece proprio la capacità di programmare, di avere delle visioni sul futuro, e loro ci sono degli strumenti per arrivare poi a questi servizi che potremo dare, quelli che diceva lui. Mi piaceva all'inizio quando coccolavi Lucy, come se fosse un cagnolino, un gattino che avevi in base. In effetti è bello anche pensare che il progresso in qualche modo ci aiuti a crescere, a migliorare la nostra vita, ma in qualche occasione ci tenga anche compagnia, ci aiuti anche a superare la solitudine. Bene, io volevo fare sapere a tutti i nostri telespettatori intanto come sia possibile contattarvi e, se interessati, venire magari nella vostra sede a partecipare a dei corsi, a degli incontri. Diamo dei riferimenti, degli indirizzi? Allora, noi siamo adesso ubicati in Piazza Loggia al numero 6, potete trovarci, abbiamo un sito internet che chiaramente si chiama lucy-robottina.it, oppure lasciamo un telefono. Sì, sì, diciamo telefono. Che non c'è problema. Allora, è il 342-7583-650. Comunque l'importante è guardare il sito, esatto, lucy-robottina.it. Bene. Il tempo qua è sempre abbastanza tiranno, Davide. Siete venuti per questo contatto che c'è stato con Davide, sei anche web designer. Giustissimo. Proprio due cose veloci sulla tua attività. Io mi occupo di web design, quindi dello sviluppo di siti, di e-commerce o di quanto riguarda la creazione di un brand, e lavoro all'interno di Talent Garden, che credo che sia ben conosciuto. Una realtà è quello del co-working, dove vige, se possiamo definirla così, contaminazione creativa, quindi noi designer ci possiamo contaminare creativamente l'uno con l'altro, e ed è una realtà, è una realtà che invitiamo veramente tanti giovani anche a conoscere, soprattutto perché davvero sta dando spazio, soprattutto spazio in termini di crescita professionale e tecnica a tanti ragazzi, no? Sì, no, giusto. Adesso per siete coinvolti adesso? Adesso all'interno di Talent Garden Brescia siamo presso a poco una cinquantina, sessantina. È un numero in crescita. Sì, è un numero in crescita. Poi ne hanno sviluppati altri in altre città. Adesso hanno aperto l'ultimo, che è a Genova. Si sono presentati come progetto di riqualificazione per New York. Quindi la realtà del co-working è in continuo sviluppo. Per chi fosse interessato, come si può contattare? Allora, siamo Talent Garden, si trova in via Cipro numero 66 e il sito è www.talentgarden.com. Ecco, è un'associazione, non ha scopo di lucro? Non so. Allora, sarebbe è un co-working, quindi io vengo lì, affitto la mia scrivania e posso usufruire tutti i servizi, però naturalmente lavorando in ambito digitale. Vi coinvolgeremo in altre puntate parlando dei giovani. Grazie intanto, io do la linea alla regia perché il tempo sta volando, che è una meraviglia. Tra qualche giorno è Capodanno.